Voglio raccontare una cosa prima di iniziare. Lo sapete che io faccio una cosa che si chiama la zuppa di porro e già da quello si capisce che non mi prendo molto sul serio. E alla fine, quando ho pensato di fare questa cosa a Miami, mi hanno detto, ma insomma ti vai a divertire, come se lavorare e divertire non potessero essere la stessa cosa. E già questo ti fa girare le balle sulla mentalità nostra italiana, e quelli che mi stanno ascoltando la pensano come me. Ci sono sul TG.com, sul giornale.it, sul sito Nicola Porro, ci sono, secondo me, almeno 2 milioni di persone che ci stanno seguendo oggi in diretta streaming, e quindi li ringrazio moltissimo, perché alle 9 di sera non hanno di meglio da fare che vederci. Però la cosa incredibile è che spiegare a loro che a Miami, e lo vedremo tra poco con questi nostri amici, e soprattutto Gianluca, lo vedo là, che ha deciso da poco di venire. Quant'è che sei qua, Gianluca? Io ormai è il 2015. 2015. Un po' più assiduamente da un annetto. Da un annetto che qua ieri mi ha spiegato delle cose di cui parleremo tra poco, a beneficio vostro, ma anche e soprattutto di quelli che ci ascoltano a casa. Divertirsi, vivere bene, pensare che il mercato è il tuo problema e non lo Stato, come avviene da noi in Italia. Vi dico soltanto una cosa. Io faccio tanti convegni, faccio tanti incontri. Dovete sapere che avere 2 microfoni messi là senza avere una hostess che li pulisce da una persona all'altra per la paura del Covid in Italia è impossibile. No, c'è poco da ridere! È così! Noi siamo ancora ossessionati da regole, da norme, e ogni volta ce n'è una in più, c'è qualche cosa che ci rende più complicata la vita. Allora, io ho iniziato, ci saranno 2 piccole tavole rotonde informali. Io saluto Valerio, saluto Michi, saluto Marco, saluto Gianluca, che possono intervenire, però più di 8 persone qui non ce la facevamo a tenerle, non per regole Covid, ma perché semplicemente lo spazio Acam è quello che ci hai dato. E anzi, ringrazio, perché il primo a credere è Salvatore, che di fatti ancora non si è presentato, Palella, e dimostra, ci ha lasciato i suoi monopattini, ma tra poco arriva, e quindi appena arriva, se me lo fate venire subito qua. E comunque l'Istituto Marangoni, che ci ha permesso di fare questa cosa da loro, e devo dire con grande generosità, lo ringrazio moltissimo, e ti darei subito la parola a te. Non ci prendiamo molto sul serio, però facciamo una cosa seria, perché soprattutto per quelli che stanno vedendo ora le immagini con quel drone che ha fatto Fabio di questa straordinaria città e la crescita di questa città, io lo dico ai nostri amici che ridono a casa, 1.000 miliardi di PIL vuol dire il 16° paese, se fosse uno stato autonomo, del mondo, capacità di avere una disoccupazione bassissima, e se hai una bella macchina non ti vergogni, se hai una bella impresa non ti vergogni, se hai soldi non ti vergogni, è un paese dell'opportunità, dicevamo con Gianluca e dicevamo soprattutto con Acam, però non vuol dire che è un paese dove tu arrivi e fai quello che ti pare, non vuol dire che arrivi qua e del tuo ben godi, devi saperci fare, e gli italiani ci sanno fare, è così, Presidente? Assolutamente. Dimmi che cosa, raccontaci bene quello che ci siamo un po' detti ieri, perché qui, perché la cosa folle, è pensare di fare un'università di italiani in America, quando in genere gli italiani prendono le loro valigie e vanno in America a studiare all'università. Se voi ci pensate, è un po' controintuitivo. No, assolutamente. Grazie Nicola, e grazie a tutti di essere qui. È bellissimo vedere una comunità italiana così forte, tutti raggruppati per Nicola. Devo dire che quando Laura Sordo ci ha chiamato insieme a te e ci ha detto questa opportunità, non potevamo che sposarla, perché è un progetto bellissimo quello che stai facendo. E praticamente quello che rappresenta il progetto è un po' la sintesi di quello che ho provato a fare qui. Quando 7 anni fa sono venuto a Miami e ho pensato di aprire un'università negli Stati Uniti, tutti mi davano del pazzo. Dicevano, tu vuoi aprire un'università nel paese più regolamentato del mondo, poi l'education è uno dei settori più in assoluto sotto controllo, perché rappresenta uno dei settori critici e chiave per un paese, ma niente, io semplicemente ho pensato che dovevo provarci. E in questo gli Stati Uniti, devo dire, ti danno la possibilità, ti danno accesso e la possibilità di portare avanti la tua visione. Dopo un po' di anni siamo riusciti a prendere, questo esame grande davanti alla commissione della Florida, e abbiamo preso la licenza di università americana. Nel 2018 abbiamo aperto le porte. E da lì in poi è un continuo successo. Abbiamo studenti che arrivano da tutto il Latin America, dagli Stati Uniti, dagli ultimi 2 anni soprattutto dagli Stati Uniti, da New York, da Los Angeles, famiglie che si trasferiscono a Miami, ragazzi che dalla Parsons hanno deciso di venire a studiare qui, invece che stare a New York, e preferiscono vivere a Miami.
E l'unicità di questo progetto è che abbiamo unito il saper fare italiano, quindi il made in Italy, la forza della moda, il land made e la creatività italiana, con il saper fare execution in America, per il saper fare business in America. Quindi diciamo che la nostra università è un prodotto unico che unisce l'italianità con il saper fare business, che è incredibile negli Stati Uniti, e poi dà accesso al mercato del lavoro americano. Noi l'anno scorso abbiamo avuto il 100% di placement rate. Quindi chi esce dalla Marangoni a Miami trova subito lavoro, perché manca proprio talenti, mancano persone nel mondo della moda che siano stati cresciuti in Florida, perché non c'è una storia. La Florida non ha una storia della moda. Abbiamo ogni giorno dei grandi marchi che sono qui presenti nel Design District che ci vengono a trovare e ci chiedono con ansia di trovare gente per loro. Quindi è abbastanza unico. Diciamo che in Italia magari non si respira quest'aria qua. Però questo senza dire niente contro l'Italia per il mercato del lavoro. Penso che quello che sia importante è che gli Stati Uniti danno una grande opportunità, ma non è che tutti sono in grado di raggiungere degli obiettivi negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono molto regolamentati, bisogna saper stare alle regole, seguire le regole, e probabilmente la prima volta puoi anche sbagliare. L'importante è che non lo fai in malafede. Il good faith è un tema fondamentale negli Stati Uniti, e dimostrare di avere good faith e andare avanti, sicuramente gli Stati Uniti ti premiano. Grazie, e poi ritorno da te, però voglio chiedere all'onorevole Ruggeri, che è un parlamentare della Repubblica italiana, che ha creduto in questa iniziativa come la prima di Bari, e lui è un grandissimo fan di Miami, però è uno che parla fuori dalle righe, mi piace perché dice quello che pensa, e purtroppo per lui questo lo fa anche in Parlamento e non sempre è apprezzato. E quindi insomma, Andrea, senza esagerare come ieri sera, però insomma un po' spiegare il punto di vista, i nostri ti conoscono, quelli della zuppa, però forse qua a Miami un pochino di meno, certo. Non ti candidi a Miami, quindi siamo tranquilli che non no, però non mi dispiacerebbe come idea, in effetti. Adesso tra il lusco e il brusco magari esce fuori anche un'idea, c'è Gianluca Fontani lì che mi dovrebbe eventualmente dare una mano, ma no, penso di no, penso che mi candiderò più modestamente a Roma o all'Aquila. E quindi racconta bene perché hai creduto in questa cosa e cosa ti piace di questa, perché sei innamorato di Miami e della Florida? Io sono innamorato di Miami e della Florida, più in generale sono innamorato degli Stati Uniti da quando sono ragazzino, e lo sono per ragioni che non mi vergogno di definire ideologiche, che si sono viste anche nella gestione recente della pandemia, molto diversa e molto migliore di quanto non abbiamo fatto qui in Italia noi, perché purtroppo, vedete, la Canne parlava prima, nel discorso di chiunque lavora qui, non so se si sente il microfono, ditemi, fatemi un cenno. Sì, sì. Nei discorsi delle persone che parlano e parleranno dopo di me, riecheggia sempre una ricorrente parola che è opportunità, possibilità. L'hai citata 4 volte tu, senza neanche forse rendertene conto. È la vera differenza tra qui e dove siamo noi in Italia. Non è parlare male dell'Italia, descriverne i difetti. È il primo passo necessario a risolvere i problemi che abbiamo e che impediscono al nostro paese, che ha delle potenzialità da Ferrari, di smettere di girare come una 500 ammaccata. Vengo agli Stati Uniti. Va bene, gli Stati Uniti sono tra quelle persone che ritiene di avere un debito di gratitudine verso l'America, verso le migliaia di ragazzi che vennero a morire per liberarci dal nazifascismo dopo la Seconda Guerra Mondiale, e anche oggi so perfettamente qual è la parte del mondo conquistare nei prossimi anni, che saranno molto più turbolenti di quanto noi possiamo immaginarci. Dopodiché amo la Florida perché ha avuto il coraggio di fare dei passi in avanti e migliorare. Lo si vede, il console, ci rivediamo oggi dopo qualche anno, ne abbiamo parlato qualche anno fa. Miami è un posto dove un quartiere che fa schifo l'anno dopo è recuperato, e dopo se ne mangia un altro, e dopo se ne mangia un altro, e alla fine bonifica una città che aveva qualche area grigia e la fa diventare un caso di successo. Gli Stati Uniti sono per me il tempio della democrazia e del rispetto dei cittadini e della loro libertà, è per questo che io li invidio. E su questo io calco molto l'accento, perché purtroppo la differenza tra noi e gli americani è nel sistema costruito. Qui la libertà è in Costituzione, la libertà è nel DNA di ognuno dei cittadini, che non è possibile vengano trattati come sudditi, non è neanche lontanamente immaginabile. Addirittura diciamo con delle punte di sano fanatismo, se vogliamo essere moderati. Però questo si è visto anche, Nicola, nella pandemia.
Qui hanno usato prudenza anziché terrore, hanno usato raccomandazioni anziché imposizioni e concretezza anziché ideologia. Mi spiace dirlo, ma anche qui lo dico soltanto perché non si ripeta in futuro e possiamo fare di meglio di quanto non abbiamo fatto fino ad oggi. In Italia, purtroppo, la pandemia da alcuni è stata vista come un'occasione per far rientrare il dirigismo, cioè la super prevalenza dello Stato sul libero cittadino, che diciamo il dirigismo che era stato buttato fuori dalla porta principale della storia per farlo rientrare dalla finestra. Qui invece in America si è considerati soci di uno Stato inteso come una somma di individualità. Lo Stato fa poche cose, le fa bene, non pone ostacoli burocratici inutili a chi vuole fare le cose, anzi invita le persone a cercare il successo. Il successo non è una cosa da farsi perdonare qui. Sei imprenditore? Dimmi che ti serve perché tu fatturi il più possibile, perché so che assumerai più persone, spargerai benessere. Che ti serve? Ostacoli burocratici? Te li togliamo. In Italia, mi spiace dirlo, ma noi continuiamo a imporre per aprire un bar, un'officina, un salone estetico, cioè non la Apple, ok? Tra le 65 e le 79 autorizzazioni burocratiche, significano mesi, anni, soldi da attendere e spendere rispettivamente. Chi paga questo? Il grande industriale? No. Il grande industriale ha degli altri problemi che insomma poi ne parleremo probabilmente e dovremo fare ponti d'oro anche i nostri industriali, smettendola di fare un processo alle intenzioni e alla ricchezza in Italia. La ricchezza è benedetta e bisogna fare i soldi. Dopodiché pagano quelli che hanno di meno. Perché se io sono nato in un quartiere malfamato di Roma, che purtroppo non somiglia a quelli di Miami che vengono riqualificati in 6 mesi e ritirati su, beh, ho difficoltà ad attendere tutto quel tempo per assolvere gli argomenti burocratici che tu, Stato, mi opponi. Perché il problema di fondo, la differenza è questa. E cerco di concludere parlando della politica italiana. Noi dobbiamo fare un salto in avanti. Veniamo in questi anni. Intanto ecco Salvatore Palella che è arrivato. Vieni Salvatore. Ciao Salvatore. Allora, dicevo, la politica italiana deve fare un salto di mentalità, deve diventare ambiziosa e meno provinciale. Stavamo parlando delle differenze tra Italia e Stati Uniti, anche non solo nella possibilità di fare business, quella la conosci meglio tu di me. Però insomma, a me interessa che tutti gli attori che sentirete parlare oggi voi qui siano trattati dalla politica italiana come a dire: signori, ditemi che ci serve per fare il più possibile nel vostro e anche nel mio interesse, perché là dove c'è lavoro non c'è criminalità, c'è benessere e pace. Però, sociale. Andrea, parliamoci chiaro, perché tu fai parte di una giovane, e poi dopo faremo un dialogo con più. Tu fai la politica, c'è un adverse election, chiunque faccia politica in Italia in realtà ha un atteggiamento un po' diverso a seconda, direi in maniera trasversale. Beh, perché i politici italiani sono un po' provinciali, non conoscono il mondo, ne diffidano anche, pensano che siano leggende, e poi hanno il vizio che hanno alcuni noi italiani, pensare che se l'erba del vicino è più verde è perché c'è qualcosa sotto che insomma non si può dire. No, in realtà c'è gente più brava a questo mondo e più coraggiosa. Quando tu affronti una pandemia, anziché adesso insomma facciamo una battuta, io ieri sera ho fatto un giro per Miami, praticamente ho capito che se indossi una mascherina ti sparano. Dice, vedi, questo perché c'è la mascherina? Questo starà andando a fare una rapina, quindi vedi gente. Ma voglio dire, però quando andiamo a vedere i risultati sono che morti su milioni di abitanti, noi abbiamo fatto peggio. Ma noi abbiamo chiuso tutto. Nel primo lockdown abbiamo chiuso l'industria pesante, che nessuno al mondo ha chiuso. Ma la domanda di fondo che un politico si deve fare è: cui prodest una roba del genere? Ma io sto facendo un favore ai grandi, alle eccellenze che vanno difese, ma anche alla grande medietà su cui ogni nazione, l'America per prima, si fonda oppure no? Questa è la domanda che un politico si deve fare, secondo me, nell'anno del Signore 2022. La domanda che ti devi fare è: ma io, posto che un'immigrazione regolata che sfavorisce la caduta dei salari perché manca a quel punto la manodopera di concorrenza, tutta una serie di regole di sicurezza, Nicola diceva prima, non puoi fare come ti pare, poche regole chiare a tutti, semplici, e un grande sistema di grande facilità. La domanda è: favorisce o sfavorisce chi ha di meno? Perché io voglio sentire, la sentirete tra poco, la storia di Salvatore Palella, non la voglio sentire consumata in America, io la voglio sentire consumata in Italia.
Io voglio che in Italia venga il fallimento ammesso come una parte, un passo del percorso verso il successo. Io voglio che tutti possano ambire avere qualcosa da guadagnarsi nella vita. Oggi così non è. Noi veniamo da una stagione, mi spiace, guardate, io sono di Forza Italia, io sono un po' di parte, fatela dare a quello che dico. La politica dei pensierini, noi parliamo solo di come ridistribuire i soldi, non di come farli. Che non si capisce com'è possibile dopo un po'. Chi lo paga il reddito di cittadinanza? 10 miliardi di euro all'anno. Chi è che si può permettere una politica energetica dicendo no a tutto per anni e senza mai programmare? Allora, qui sono concreti e non ideologici e riconoscono il business come un valore aggiunto della società per chi ha di più, per chi abbia sempre di più, per chi ha niente, per chi abbia qualcosa. E a me piacerebbe tanto che la politica italiana e anche voi che in Italia votate iniziate a, diciamo, inondare le urne elettorali di ambizione. Vengo al mio partito, anche il mio partito deve avere molto più coraggio e sposare questa mentalità, perché i provvedimenti che poi escono da un governo sono figli della mentalità che li ispira. Se tu sei ambizioso tiri fuori delle cose, se tu sei uno che fa invidia sociale portata al governo, e allora tiri fuori la reddito di cittadinanza perché gli imprenditori sono prenditori. Dici che l'ISIS ha diritto di difendersi perché come altro può fare, l'Occidente cattivo lo schiaccia e quindi deve andare a ammazzare la gente in giro. Abbiamo un sottosegretario di governo che si esprime così, non sto citando, ma a caso. Vabbè, non ci mettere tristezza, che stiamo qua. Che no, è questo per dire che quindi, ecco, penso... scusate l'intemerata, però io francamente ripeto, a me, al mio partito, a me stesso e alla politica italiana chiedo di fare quel passo in più che riconosca questo come un modello da temperare in Italia, perché sono paesi diversi, ma che insomma la mentalità diventi quelli: rispetto della libertà, ambizione, creazione di ricchezza che solo dopo si può ridistribuire. Vabbè, e opportunità in Parlamento ce ne sono 4-5, ecco, ve lo dico subito, quindi non siate troppo ottimisti, vi vedete a casa a pensarla così, sono 4-5. Lui lo sa che poi lo ascoltano anche in Italia, quindi poi dopo quando arriva in Italia lo corcano, come si dice a Roma. Ma guarda che in Italia c'è molta più gente d'accordo con noi di quanto tu non credi. Ma nel Parlamento non lo so, perché io me li intervisto e guarda che pensarle come te non sono tantissimi, anche in Forza Italia. No, anche lo so, te l'ho detto, però voglio dirti, cioè tu pensi che un ragazzo, facciamo un esempio concreto, un ragazzo che nasce figlio di nessuno in una periferia di una città o di una provincia italiana, se può fare il guidatore di Uber, adesso è incredibile, in Italia è stato un problema pure Uber, che noi abbiamo la dittatura dei tassisti, no? No, solo i taxi, e quindi quanto vogliono loro? Un taxi con Andrea Ruggeri mi è successo una volta, non avete capito, cioè è proprio la morte civile, perché ti menano proprio, perché siccome questa cosa dei taxi è fissato su questa cosa di Uber, lui c'è un wanted in tutti i tassisti italiani, perché se mette piede vicino a un taxi è fatto fuori. Diamo la parola. No, sì, è molto semplice, ma no? Io voglio un partito che sia quello che difende chi prende il taxi, non chi lo guida. Chi lo guida deve poter fare anche l'uberista, perché magari si paga gli studi facendo così. E io allora, sono servizio. Marco Cerrato, che è partner dello studio Maisto, che è un grande studio di fiscalisti italiano, perché è qui? E qui gli ho chiesto questo favore personale, poveraccio che domani deve ritornare e quindi non, tu sei quello meno vacanziero di tutti quanti noi, se si può dire, perché Marco ha fatto e ha, si può dire forse, comunque hai contribuito a realizzare in Italia una norma che sembrava incredibile, peraltro fatta da un governo di sinistra, non un governo di destra, cioè il governo Renzi, sinistra insomma, all'inizio non è di loro, sinistra insomma, per fortuna non è, però è quella famosa norma sui 100.000 euro, cioè se tu c'hai un sacco di quattrini e per 10 anni hai vissuto all'estero, torni in Italia, paghi 100.000 euro e siccome hai tanti quattrini, vicino a te l'ambiente è aerei, case, staff, rendi il paese più ricco, attiri persone che in quel paese sei ben felice di avere. Peraltro è una legislazione che c'hanno anche in altri paesi, non è che ci siamo inventati molto, l'hanno fatta. Perciò gli ho chiesto a Marco una cortesia di spiegarmi qual è il motivo dal punto di vista fiscale, siccome stamattina me l'ha raccontato, ci sono 2-3 elementi, abbiamo parlato anche di immigrazione, pazzeschi sulla Florida, non lo dico solo a vostro beneficio, ricordatevi che ci sono un sacco di persone a casa. Fai capire Marco bene come mi hai fatto capire a me questa roba qua dell'immigrazione in Florida, delle tassazioni in Florida e che cosa... Devo dire che Vacchi ieri mi ha spiegato 2 cose, voglio vedere, sentiamo se c'è ragione. Sì, ci sono delle sentite, ci sono delle analogie molto forti tra uno dei drive principali per cui le persone vengono a Miami, le persone high net worth individuals, e il motivo per cui in Italia dal 2017, da quando abbiamo questa norma, abbiamo assistito a un fenomeno migratorio di poche persone, diciamo, di talenti o persone che avevano comunque fatto i soldi all'estero e sono contenti adesso di essere in Italia con questo regime.
Sostanzialmente l'analogia qual è? In Florida ci sono, è la prima destinazione dal punto di vista degli stati americani in cui c'è una immigrazione dal punto di vista quantitativo e di reddito che arriva. Nell'anno aprile 2020-2021 sono arrivate 330.000 persone, è stato lo stato che ha avuto una maggiore immigrazione da parte di altri stati degli Stati Uniti d'America. Il presidente della Camera di Commercio di Miami ha stimato che queste persone hanno portato ogni ora di ogni giorno di quell'anno 1 milione in più di reddito in questo stato, e sicuramente uno dei drive, come dicevo, principali è il tax drive. Per quale motivo? Che non sono i tassisti che non piacciono a lui. Per quale motivo? Perché sostanzialmente abbiamo in Italia negli Stati Uniti un sistema fiscale federale con aliquote fiscali che vanno fino al 37%, e poi abbiamo un sistema statale, no? Quindi si è tassato dalla federazione degli stati e dallo stato in cui ti trovi. Ora, cosa succede? New York ha la tassazione sul reddito fino al 37% e poi ha la tassazione statale fino all'11%. Quindi sommando le aliquote, tra l'altro la base imponibile dello Stato di New York è calcolata in maniera molto meno generosa della base imponibile federale. In più c'è un'imposta sulla inheritance che è al 40%, oltre 12 milioni a livello federale, però New York ti tassa anche entro 12 milioni con un'aliquota fino al 16%. Quindi c'è tantissime persone ai net worth individuals che da New York si sono trasferite in Florida negli ultimi anni per evitare questa tassazione sia sull'imposta sui redditi sia sull'imposta di successione. E capital gain, che sono tassati in America, negli Stati Uniti al 20% con aliquota flat, ma che a New York sono tassati con una ex aliquota progressiva. Quindi scappando tra virgolette da New York si assiste a un fenomeno come quello che avviene a livello, per esempio, europeo, di migrazione in Svizzera, di migrazione a Londra e anche di migrazione verso l'Italia. Io da 30 anni che faccio questo mestiere ho passato la maggior parte della mia carriera, quando andavo all'estero, a parlare dicendo che l'Italia è un inferno fiscale. Da pochi anni invece andiamo fuori e diciamo, siamo venuti dal console 3 anni fa e raccontiamo che in Italia Stano Mavero è un luogo dove si viene anche per ragioni fiscali. Devi stare 10 anni fuori. Sì, devi stare 10 anni fuori, puoi essere addirittura un italiano che è stato fuori, ma per esempio in Svizzera c'è un regime analogo, ma non è ammesso per gli svizzeri. Quindi l'Italia, rispetto ad altri paesi che hanno previsto sistemi di questo tipo, anche l'italiano può tornare purché è stato fuori. Ma senti, ci si fida dell'Italia? Cioè io mi chiedo, quando tu hai, una domanda da 1 miliardo di pistole, tu stai 10 anni fuori, ti dicono che torni in Italia, ti fanno un regime fiscale molto favorevole, 100.000 euro su tutto quello che tu hai accumulato all'estero, poi torni in Italia e poi dopo un paio d'anni dicono Ruggeri, mi spiace, ma abbiamo sbagliato. No, ma beh, siccome l'hanno fatto sullo scudo fiscale, io me lo ricordo la tassazione retroattiva sullo scudo fiscale, mi chiedo se questo non è un incubo che qualcuno... Allora, questa è una domanda super legittima ed è il motivo per cui il regime fiscale di cui sto parlando ha stentato a crescere. Il primo anno sono arrivati in 100, il secondo in 200, il terzo in 400 esponenzialmente, quindi il quarto in 600, adesso in 900. Quindi si è sparsa la voce tra i consulenti fiscali di tutto il mondo che il regime tiene. E una, secondo me, la spiegazione, io spero di non sbagliarmi, ma una, secondo me, la ragione principale per cui lascia ben sperare che l'Italia manterrà questo regime è che l'instabilità politica italiana è la miglior controprova della stabilità del regime, perché noi abbiamo avuto in 3 anni 3 governi con 3 maggioranze e con tutta la Corte Costituzionale. Nessuno dei tre governi, anzi dei 4 ormai, che si sono avvicendati ha toccato il regime, lo ha pensato di toglierlo, ha pensato di ridurne la portata, e anzi hanno incrementato queste misure con un nuovo regime sui pensionati che possono arrivare dall'estero, con un diciamo, importante miglioramento del regime dei top manager che possono venire in Italia, con un regime che si chiama degli impatriati, tant'è vero che tanti sportivi, compreso Ronaldo, sono venuti in Italia anche con questo regime. Quindi chi lo sa, ecco, dal punto di vista costituzionale una modifica non può essere retroattiva se venisse eliminata la norma. Quella sullo scudo fiscale non è una vera e propria retroattività, è chi si era avvantaggiato in quel momento del regime, da un certo momento in poi non ha più potuto avere certi benefici. Sì,
No, ha ragione, perché la vera cosa che nei grillini, nei governi di sinistra hanno tolto questa manovra perché hanno capito che è molto più... Però se ne parla, qualcuno comincia a dire che per esempio i manager italiani sono sfavoriti nell'accesso tra certi lavori, purtroppo esiste anche la regola del divieto dei cervelli da qualche anno, non so se il cuore è attiva, sì, mi riferivo... Ci sono circa 1500 persone all'anno negli ultimi 6-7 anni che hanno beneficiato di questo regime che abbiamo copiato dalla Francia e che è un regime che va bene per chi ha redditi da lavoro, dal pizzaiolo al top manager. Il 30% del reddito è tassato, il 70% esente per 5 anni ed è possibile avere una proroga di altri 5. Va bene, per consulenze private con Cerrato ci vediamo al cocktail e ve ne parlate. Calcolate che non viene pagato a ore ma a minuti praticamente, Marco e Salvatore, perché poi se andiamo sul fisco a casa c'è il suicidio collettivo, tipo l'aereo più pazzo del mondo, però il principio è molto caro, è molto chiaro: abbassi le imposte, aiuti un sistema ad attrarre risorse, imprenditori e persone che valgono. Questo è un principio, secondo me, che è con Marco, cioè, e poi l'altro numero incredibile, 330.000 persone che sono venute in Florida, cioè magari, in un anno. Magari non è neanche una magistratura, diciamo che ti... E questo lo faremo in un altro elemento. Ed è però il tema fondamentale, 330.000 persone, è la maggiore ricchezza di un paese, perché vuol dire aumentare il PIL, la ricchezza, la redistribuzione col 4,5% di disoccupazione. Io sono fissato su questo, cioè unire i Salvatore, i Michi, i Gianluca, cioè mettere persone diverse in un paese vuol dire renderlo più ricco. Vuol dire portare esperienze nuove, vuol dire per te, scusami, ti faccio quest'ultima domanda, cioè il famoso melting pot ancora un po' esiste, è una ricchezza di questo paese, Salvatore, poi arrivo da te, però fammi sentire anche che ne pensi di questo altro elemento, cioè nasceva sudamericana, no? L'idea della moda. Certo, no, è assolutamente così, Miami è una realtà internazionale incredibile, si parla una lingua, tra l'altro per la maggioranza è una lingua che non è neanche inglese, che è lo spagnolo, quindi già di per sé capisci l'internazionalità. E l'unione di un mondo latino fortissimo, un mondo americano misto che convive e vince chi ha l'idea giusta. Poi mi piace questa frase: no matter who may have an idea, cioè non è importante chi sei, ma è importante l'idea che hai, certo. E vince l'idea alla fine qui. Salvatore, la tua idea è come ti sei trovato e in Italia noi ti facciamo un mazzo pazzesco, lo sai? Non so se ti è chiaro. Che arriva ogni tanto. No, perché poi il mazzo pazzesco è fatto da persone che poi dopo 2 anni, 3 anni che hanno sbagliato a fare quel mazzo, non è che dicono, beh, ci siamo sbagliati, lo dico molto esplicitamente, soprattutto a quelli che ci vedono a casa, perché poi, io non lo so, who knows, ma nel frattempo chiunque faccia qualcosa in Italia, zac, si deve beccare... Infatti prima parlavate del problema della magistratura, se non è prima no, della no, magistratura c'è il problema del giornalismo tutti... sbagliato. Ah vabbè, quello di cui Andrea è un grande lottiero, quindi no, sì, ce ne siamo accorti recentemente. Sì. Allora, vai Salvatore, la tua esperienza e che cosa hai colto in questo paese che ti ha permesso di fare il salto che hai fatto, quotato? È una delle prime cose, diciamo, che abbiamo colto nel lavorare in questo paese è sicuramente la facilità nella burocrazia. Quindi, cioè, quando pensavamo di quotare l'azienda al Nasdaq, la nostra prima idea da italiano, ed essendo anche la prima azienda di mobilità in Italia, avevamo l'idea di fare un double listing, quindi una doppia quotazione in Italia e il Nasdaq in contemporanea, cosa che non si era mai fatta. Quando però poi all'interno di un tavolo avevo i consulenti americani e quelli italiani, sembrava che parlassero due lingue completamente opposte e parlavamo tutti quanti l'inglese. Quindi questo è il primo problema che abbiamo, diciamo, a livello di paese. Poi ovviamente il sistema America ti dà la possibilità di non essere giudicato per ciò che hai fatto, per ciò che o per magari di chi sei figlio, di cosa hai fatto in passato, ma ti permette di giudicare principalmente l'idea. E quindi è un paese, diciamo, che premia le idee vincenti e soprattutto quelle che poi portano dei risultati realmente. Ed è un paese che capisce una cosa che in Italia talvolta è veramente difficile da capire, che per fare degli utili devi investire. Se non hai delle perdite, quindi non avrai mai dei ricavi. E far capire in Italia, che è una società come la mia, che perde centinaia di milioni l'anno e
fa un fatturato che è al di sotto di 20 milioni quest'anno e sarà al di sotto dei 100 il prossimo anno, è difficile da digerire. Però tutte le compagnie tecnologiche, tutte le compagnie di mobilità, guarda Tesla che per decine di anni ha perso miliardi, è difficile da far capire. Quindi quando si vede l'ultima riga del bilancio, diciamo, l'italiano tende a giustificare, diciamo, la perdita dicendo: ah, chissà cosa c'è dietro, non c'è niente, che investitori che investono dei soldi e che hanno voglia di fare del business e di creare forza però di lavoro. Un atteggiamento nei confronti del rischio un po' diverso, cioè in Italia l'atteggiamento, in Europa continentale l'atteggiamento nei confronti del rischio è molto molto contrario, cioè noi abbiamo molto un'avversione al rischio rispetto al mondo anglosassone, c'è un fatto proprio, diciamo, culturale in questo. Sì, quello è un fatto di cultura, proprio ci sono i fatti. Cioè, poi parliamo di fatti realmente, quindi, cioè, quando poi noi a livello mondiale diamo da lavoro a un migliaio di persone, ovviamente, e grazie anche alle perdite che facciamo, che possiamo permetterci di dare questo lavoro nei vari 4-5 paesi dove siamo presenti. Quindi è importante anzitutto far capire questo, quindi il fatto che l'ultima riga del bilancio deve essere positiva dopo che si sono realizzati un determinato tipo di investimenti, cosa che certe volte quando mi viene di parlare con giornalisti magari italiani è veramente difficile da far digerire, cioè proprio non manca proprio la cultura, cioè non capiscono. C'è un pregiudizio per il fatto che non fai parte, te lo dico molto sinceramente, non sei figlio dell'establishment italiano? Ma c'è il mio primo pregiudizio parte dalla mia carta d'identità quando c'è scritto nato ad Acireale, provincia di Catania. Quindi questo è un pregiudizio che mi ha portato da quando ho tentato, perché non ho mai completato gli studi, ma quando tentavo di studiare in Cattolica a Milano, quello era il primo pregiudizio. Quindi diciamo che qui fanno Black Lives Matter, noi in Italia dovremmo innanzitutto guardarci un attimino dentro e cercare di pulire quello che è l'immagine del razziale italiana prima di parlare di altri livelli. E poi ovviamente l'altro pregiudizio è stato il fatto che quando, diciamo, hai degli investitori che vengono dagli Stati Uniti d'America o da altre parti del mondo, cioè, tendono sempre a pensare male. In Italia ovviamente stiamo parlando, in America non è neanche nell'immaginario di fare una domanda del genere. Poi trovi aziende come la nostra che si quotano nel mercato principale, dove trovi Facebook, Tesla e anche la nostra piccola azienda in confronto a loro, e abbiamo gli stessi check che avrebbero quelle aziende, e vedi quanto ovviamente i controlli vengono fatti e vengono stabiliti. Poi ovviamente in Italia c'è un giornalista che scrive spesso da te, Capuozzo, in un video che ha dedicato a Berlusconi, dice sempre che in Italia c'è un pregiudizio in Italia, dobbiamo sempre prendercela con qualcuno, e quindi diciamo fa parte dell'immaginario italiano e bisogna digerirlo, viene con la parte bella, quindi c'hai la Sardegna, c'è la Sicilia e c'è anche il pregiudizio. Vabbè. Senti, Marco, secondo te dal punto di vista economico quanto conta il lato fiscale? Cioè il lato fiscale è così importante o c'è tutto il resto che in realtà fa peggio? Ma ci sono vari studi sull'attrattività degli stati e quali sono i parametri per rendere uno stato attrattivo per l'economia. In realtà il fisco è uno dei parametri, ma non è sicuramente tra i principali. Il principale è l'assenza di burocrazia, il contesto, diciamo, il sistema dell'istruzione, il sistema, la flessibilità del lavoro. Queste sono le tre prime variabili, poi c'è anche quella fiscale. Salvatore, qual è il successo più importante che ha avuto la tua azienda fino ad oggi, secondo te? Credo la vittoria della licenza di Washington. E perché è così importante la licenza di Washington? Beh, perché siamo all'interno di un perimetro importante per gli Stati Uniti d'America, quindi c'è tutta la Washington, la Casa Bianca, il Pentagono, Arlington, Alexandria. Siamo la più grande azienda di micromobilità di Washington. Cioè, se parlavi di successi, sì, lavorativi. Certo. Sì. Poi ovviamente c'è la quotazione, ma quello è più una cosa personale che fa contento me e fa contento gli investitori, ovviamente. Al consumatore finale poco interessa se l'azienda è quotata o meno. Quindi diciamo che Washington è stata una grande vittoria. Poi abbiamo diverse licenze che mi hanno, diciamo, reso molto proud, da Atlanta, Orlando abbiamo vinto qualche settimana fa, Chicago, Miami, che dal primo di maggio finalmente ricambia tutti che abbiamo vinto, siamo tra le due aziende che sono state scelte in esclusiva contro le 8 che eravamo prima, e inizieremo il sogno di un imprenditore come te è fare una grande impresa e poi quando è pronto venderla e darla a qualcun altro?
No, se no non avrei mai quotata. Noi abbiamo deciso di quotarci prima perché vogliamo essere un'azienda che compra tutte le altre piccole che stanno nascendo in un mercato emergente. Quindi sicuramente non, in questo momento non ho idea di vendere, ma non chiudo nessuna porta. Però certo, dipende dal prezzo. Però voglio dire, essendo quotati, devo anche fare gli interessi degli investitori. Quindi se ci arrivano a offrire 1 million, magari ci pensiamo. Però sicuramente non è, diciamo, l'idea è quella più che altro di creare posti di lavoro in un settore nuovo. Cioè la micromobilità è un settore che fino a 5 anni fa non esisteva. Questa è un'altra cosa molto positiva. Parlando sempre di qualche giornalista che in Italia prova a tirarci l'orecchio quando invece può solo tirare la giacca, mi attaccano perché uno dei nostri CEO, il nostro country manager italiano, a 26 anni e prima lavorava all'Esselunga. Non c'è niente di strano perché ha creato anche lui questo settore con me 4 anni fa quando abbiamo iniziato. Però in Italia ovviamente questo è uno dei pregiudizi. Dispiace parlarne, ma è un pubblico italiano, quindi sono anche obbligato. Bene. Hakan, l'ultima domanda da padrone di casa, poi potrai intervenire quando vuoi. Ti prendi quel microfono e ti voglio chiedere un'ultima cosa. 330.000 persone che arrivano in Florida, americani, il primo paese, prima regione, giusto, il primo stato americano per attrattività di immigrazione. E il pubblico della tua università è dunque cambiato? Cioè, questi americani vengono anche a studiare qua? Sì, assolutamente. Diciamo che negli ultimi 2 anni c'è stato un grande cambiamento, e mentre prima era un pubblico di provenienza soprattutto latinoamericana, in questo momento Miami è diventata una destination anche per un pubblico più sofisticato, da New York, da Los Angeles. Tanti ragazzi, come raccontavo, hanno deciso di spostarsi e di vivere qui a Miami, quindi diciamo che l'unica ragione non solo le tasse, diciamo l'unica ragione, ma anche perché si vive bene qui. I ragazzi che vengono qui hanno una qualità della vita fantastica e sono contenti e non invidiano in nessuna maniera né la vita a New York né quella di Los Angeles. Quindi sicuramente non è valido soltanto per la parte fiscalità, eccetera, ma è proprio un lifestyle di Miami che vince. Ringrazio tutti e quattro, facciamo un cambio di cosa, vi mettete al posto di Gianluca Vacchi, Marco Segato, Valerio Morabito, Michi Grandena. Se li conoscete tutti quanti, è inutile che ve li sto a presentare, mettetevi come vi pare, tanto vi... Allora, Gianluca, tu devi rompere il ghiaccio con noi qua, Che ti sei fatto la mano intanto? Si è rotto un legamento. Eccolo là, funziona. Ecco, sì. Come vedete, le abitudini di chi frequenta e chi vive Miami si vede dalla deformalizzazione dell'abito. Siamo passati da delle divise. Questo è già un primo. Come vuoi no, che rompa il ghiaccio? Allora, io ti ho incontrato in Italia 2 o 3 volte che eri un imprenditore, ti occupavi di cose italiane, poi ti trovo nella tua stupenda casa qui a Miami. Ieri mi hai detto: guarda, io da qua non mi muovo. Cioè, eri entusiasta. Ma qui sai, si respira libertà, innanzitutto. Tanto devo correggerti perché il GDP atteso del 2022 è 1,39 trilioni, che è come quello della Russia, se uno ci pensa. Pazzesco. Sì, ed ha superato quello del Messico e, insomma... E quindi evidentemente la Florida lavora bene. Certamente il dottor Cerato potrà confermare questo: l'assenza della state tax aiuta molto, perché la state tax incide tra il 9 e il 14%, quindi sai, il fatto di non pagarla ovviamente attrae moltissima gente. Abbiamo un sindaco molto lungimirante, mi permetto di dire abbiamo, perché io sono un cittadino italiano, al momento sono qui con un visto lavorativo, non sono un cittadino americano, però mi sento, come dire, ho una compagna, futura moglie americana, una figlia italiana e americana, e quindi mi sento, come dire, un po' verso di qua, insomma. E, non mi ricordo cosa stavo dicendo, però di base abbiamo un sindaco molto illuminato, perché tra le tante misure attrattive, ad esempio, che ha esercitato e ha fatto, ce ne sono diverse verso il mondo cripto.
ad esempio, no? Che è un mondo abbastanza poco compreso, diciamo, dalla moltitudine, però forse qui, diciamo, nessuno sa che il sindaco di Miami è stato il primo sindaco a proporre di pagare facoltativamente parte degli stipendi comunali in Bitcoin, ad esempio. Così come ha dato ha proposto di pagare parte della property tax in Bitcoin, sempre. Ha fatto, in un'intervista addirittura dichiarato, parlando di New York, come della città che, the city that never sleeps, but is sleeping on crypto, capito? Quindi, diciamo, una settimana fa, all'evento cripto più importante del mondo, dove lui ha inaugurato questo toro che è la riproduzione del toro di Wall Street con degli occhi a laser, welcome to the new finance era, capito? E quindi è veramente molto molto avanti. Per quello che cosa posso dire qui, poi ci sono degli esperti che lo fanno da più tempo di me, tra l'altro la mia splendida casa dove vive lui me l'ha venduta Valerio, e quindi quindi non però che ce l'ha di fronte, devo dire che questa è la città delle opportunità, dove si vive bene, il fuso orario è quello giusto, perché voi immaginatevi, ci sono stati moltissimi gestori di grandi fondi di investimento che sono venuti qui, ma perché, come fai ad esempio da Los Angeles a gestire con gli orari, anche solo immaginati, sai, le aperture dei mercati, quando tu devi svegliarti alle 6 della mattina, vuol dire che a Los Angeles devi svegliare alle 3 di notte, cambia completamente la vita, cioè, Gianluca, Miami ha un equilibrio. Ti voglio chiedere una cosa che però, se no qua sembra... Per andare al mare a Los Angeles, non lo dico perché da Los Angeles sono venuti molti milionari in cerca di sistemazioni qua, per andare al mare da Los Angeles a Malibu puoi metterci 2 ore, qui da una casa bella delle zone più centrali, in 4 minuti sei coi piedi avanti. La domanda che ti volevo fare era questa, poi dopo arrivo agli altri ospiti, perché poi invece il racconto che noi facciamo in Italia, degli Stati Uniti, è bello, figurati, sono qua, ho fatto questa roba di Miami, chi mi sente sulla zuppa in diretta ora sa quanto io ami l'America, come Andrea Ruggeri ha detto, però l'America è anche quella della cancel culture, della follia politicamente corretta, della diversità a tutti i costi, cioè queste palle qui, scusami se lo dico molto direttamente, quanto le sentite, quanto sono presenti? Cioè, io l'idea delle statue di Cristoforo Colombo che vengono cancellate mi fa rabbrividire. Lo dico nel senso, ognuno è libero di fare quello che guarda, io la penso che ognuno facesse quello che gli pare, però il principio, capito, quello che voglio dire, Miami in questo è un po' diversa dall'America o è pur sempre? Ma io ad esempio non ho mia figlia a 17 mesi, non va a scuola, però io devo dirti che qui io vedo solo della grana apertura. Non vedo nessuna barriera, vedo sempre dell'accoglienza, non vedo mai nessun ostacolo. Devo dire che non, se posso, faccio fatica a trovare delle critiche da fare a Miami ed anche alla Florida. Faccio veramente fatica. Poi magari chi è più assiduo e vive qui come loro hanno qualcosa da dire, però io devo dire che ho trovato una grandissima accoglienza. Ho visto una città che ha ricevuto un flusso di nuova ricchezza enorme, perché comunque gli immobili, e Valerio me lo confermerà, sono cresciuti mediamente del 72%. Quest'anno nessun posto nel mondo ha registrato un tasso di crescita del settore immobiliare. E questo perché sono arrivate le 330.000 persone, che diceva il dottor Cerato, e se sono arrivate queste persone, sono arrivate per un motivo, perché qui le cose si gestiscono bene. Così come è vero che se non si paga la state tax è perché lo Stato è ben gestito, perché non è che uno dice tu la paghi, tu no, si paga in virtù di come è gestita la macchina governativa, e quindi qui non si paga la state tax perché la macchina governativa è gestita bene, come in altri stati americani. La California per esempio paga il 14% di state tax e la gente giustamente viene a Miami.
perché poi i servizi non sono, non valgono quel 14%, questo è il tema. Valerio, il mercato immobiliare, che è la cosa che tutti quanti noi abbiamo, tu sei un developer qui, conosci bene il mercato, cosa è successo? Bastano 300.000 persone, che non sono poche, perché per quanto ci riguarda noi ce ne sono arrivate 300.000, ma il mercato immobiliare dove sono arrivate quelle 300.000 persone è crollato, scusate il paradosso. Perché se uno deve prendere i numeri, dice, sono arrivati 300.000 immigrati in Italia, dove sono arrivati abbiamo visto crollare il mercato immobiliare, qua arrivano 300.000 persone e il mercato sale. Spiega un po'. Vorrei che fosse chiaro, però quelli che ci ascoltano a casa, insomma, sono 300.000 persone, noi abbiamo avuto lo stesso numero, il mercato immobiliare non è esattamente uguale. Qual è il... però guarda Gianluca, però è bellissima la battuta, ma non sono 300.000 persone con gli aerei privati, perché il punto è che ne saranno arrivati 1.000, 2.000 con gli aerei privati, 10.000, ma per arrivare a 300.000 vuol dire che c'è un tessuto che è arrivato vicino. Comunque, Valerio. Ma sicuramente c'è stata un'immigrazione domestica fortissima negli ultimi 2 anni, che è stata una conseguenza sia dell'inasprimento delle tasse a livello statale e a livello anche di città di New York, della California e in generale della maggior parte, se non di tutti gli stati che sono governati dai democratici. E di conseguenza molta gente estremamente benestante si è riversata in Florida, si è riversata in Texas e si è riversata in generale negli stati cosiddetti rossi, cioè negli stati che sono gestiti dai repubblicani. Quindi sicuramente il fatto che c'è una gestione attenta e molto più efficiente nella città di Miami, ma in generale grazie anche al nostro governatore della Florida De Santis, ha aiutato. Da quanto sei qua, Valerio? Da 20 anni. È cambiato negli ultimi 20 anni, cioè la politica ha dato una sterzata, perché l'altra cosa che mi interessa, la politica può far qualcosa? Cioè, rispetto a 20 anni fa, la politica ha cambiato? Guarda, credo che c'è stata, adesso c'è una più forte contrapposizione tra gli stati democratici e gli stati repubblicani, e credo che questo sia stato poi quello che ha portato a questa grande migrazione a livello domestico. Quindi c'è ancora più differenza, non certo, solamente da un punto di vista fiscale, ma anche da un punto di vista di principio politico, tra una città come New York e una città come Miami, e di conseguenza, voglio dire, i risultati sono a favore di Miami. Tassazione immobiliare e capacità di transazioni immobiliari sono così più semplici. Tu in Italia, insomma, ci hai lavorato anche nel settore, quanto è più semplice e quanto è più economico qua? Imbarazzante. Una 10, sì. Ah, ma veramente? Sì. Beh, la cosa che è molto deprimente in Italia ed è molto frustrante è l'attivazione di un business, no? Cioè, devi andare al notaio, devi aspettare i permessi, devi aspettare le licenze, e poi, specificatamente, se uno costruisce o sviluppa come me, è la difficoltà di non ottenere i permessi. Quindi in Italia i permessi li ottieni o se conosci qualcuno, o se paghi qualcuno, o altrimenti aspetti per anni e anni. Qui comunque è tutto estremamente più semplice. Tassazione? La tassazione, come abbiamo detto in passato, è quasi prima, qua sicuramente la tassazione è una delle più vantaggiose. Sì, ma comunque c'è Rato, mi hai detto 40% della tassa successione, comunque sopra i 12 milioni, cioè per i ricchi qua c'è una tassazione che è infinitamente superiore a quella italiana. Sì, però. Cioè alla fine con una bella parcella riduciamo il 40%, non ho capito. No, quando inizi a dire con un po' di meccanismi, Cerrato, quando l'avvocato dice con un po' di meccanismi... Le norme che sono molto orientate, per esempio, a detassare attività di charitable, no? Attività caritatevoli, quindi che poi possono portare anche alla creazione di tasse caritatevoli, che in parte magari sono delle fondazioni di famiglie private, quindi alcuni vedono come degli schemi. Comunque ci sono una serie di meccanismi che... Beh, e però Gianluca, tu ieri mi raccontavi un'altra cosa, cioè che ci sono delle aree che poi sono incentivate. Ci sono delle aree immobiliari che sono incentivate. C'è là sotto, perché questo è un altro tema. Io dico, ieri ti dicevo che
se tu qui vendi un immobile, fai una plusvalenza e reinvesti in un immobile di uguale o superiore, la tua plusvalenza è frisata, cioè è congelata. Se poi lo fai, fai ricomperare l'immobile in una di quelle definite opportunity zone, ti viene congelata per 10 anni, che vuol dire che il denaro viene circa. Sì, c'è quello che si chiama 1031 exchange, che è la posticipazione del capital gain derivato dall'acquisto e la vendita di un bene immobiliare. E poi, come ha detto correttamente Gianluca, che tra poco mi ruberà il lavoro, è preparatissimo. Ci sono da 4 anni da questa parte, ci sono una serie di aree che erano considerate aree che erano indietro rispetto al resto della città o al resto dello Stato, e dove si voleva incentivare lo sviluppo, che si chiamano Opportunity Zones, dove ci sono grandissimi benefici da un punto di vista fiscale, fino in realtà quasi all'azzeramento del... Però questa è un'altra ficata, perché questo fa sì che si possa orientare da un punto di vista di politica economica la possibilità... E si possa orientare la riqualificazione di quartieri, di zone, cioè questo è il modo, se è quello che mi ha spiegato ieri Gianluca, tutti mi confermate, perché tu vai a investire in una zona che poi riqualifichi con una defiscalizzazione, di fatto con una plusvalenza. Volevo non per difendere l'Italia, c'è qualcuno che deve anche parlare dell'Italia, no? Qui, sì, ecco. No. Volevo segnalare una norma molto... Sì. Volevo segnalare una norma molto semplice che abbiamo in Italia e che la rende da questo punto di vista incredibile. Cioè, in Italia, se tu hai un immobile, lo tieni 5 anni, lo vendi, anche se fai una plusvalenza di milioni di dollari, non paghi un euro. Qui bisogna comunque creare delle strutture. Cioè, ogni individuo ha zero capital gain dopo 5 anni. Immobiliare per le persone fisiche. No, ma qui però sia chiaro. Parlano dei super ricchi ed è molto affascinante, perché abbiamo detto prima crea ricchezza per tutti, però facciamo sapere chi è a casa che qui in questo paese chi guadagna 380.000 dollari paga la stessa aliquota di chi in Italia guadagna 55.000 euro l'anno, perché poi va bene, grandi numeri si fanno anche su questa roba qua, Sì, la classe media qui è certamente quella di cui parlavano loro, è politica fatta bene, lungimirante, che programma, che fa punti d'oro e sparge. Ma è chiaro a tutti quanti a casa, qui siete, insomma, conoscete bene Miami, ma il tema qua non è parlare mai dell'Italia. Io sto in Italia, amo l'Italia fino al midollo, come con Gianluca ne abbiamo parlato ieri, siamo tutti quanti super, super affezionati al nostro paese, Gianluca, non penso di... E questo è un altro motivo, e questo è fondamentale, però il punto fondamentale è che noi non possiamo non vedere le cose buone che si fanno. Io non posso pensare, Michi, adesso mi parli della tua esperienza, perché cioè, voi due siete il saper fare italiano, e in Italia qualche problemino in più ce l'avresti avuto in questi ultimi 2 anni tu, o no? No, assolutamente, io lavoravo in Italia nell'immobiliare e avevo il mio caro amico che abitava a Miami, ci siamo conosciuti in high school e dopo lui ha fatto l'università a Miami, io ho fatto parte della mia università a New York e dopo sono ritornato in Italia a lavorare e lavoravo in immobiliare con un imprenditore immobiliare importante e ci parlavamo spesso. Vedevo la maniera in cui lavorava, i suoi sogni, quello che lui stava facendo, comparabile ai miei sogni, a quello che io stavo facendo, cioè c'è qualcosa che non va. E soprattutto vedevo un sistema italiano di, ecco, non rispettare le regole, cercare di prendere vantaggio delle regole, che invece studiando in America questo non esisteva. Perciò ho chiamato questo mio amico, che sicuramente vi conoscete, perché secondo me è la persona italiana che ha lanciato l'italianità a Miami, che è Ugo Colombo, che ha avuto un successo e continua ad avere un successo incredibile, e socio di Valerio. Ho detto, guarda, se hai un posto, uno sgabuzzino dentro casa tua, vengo a trovarti e vengo a lavorare per te. Cosa che ho fatto?
e sono venuto a Miami, ho iniziato a lavorare con Ugo. Quanto tempo fa? 32 anni fa, nel 1989. Perciò, il più veterano. Ah, il più veterano sei tu qua. Sono il veterano, sono il veterano. Con altre persone che mi sembra di aver visto qui, tipo il signor Broggio, Massimo Baracca. Dov'è, dov'è? Fammelo vedere. Da quanti anni è che sei? Come no? Ammazza, adesso non facciamo alcolisti anonimi che ci alziamo tutti, io sono 40 anni, però... ma scusa, ma quanti anni hai? Sei giovanissimo, sei venuto veramente da ragazzino? No. Bravo. 32 anni. E credo che Massimo Baracca, che non so... Dov'è Massimo? Sia venuto prima ancora. Sì. Immobiliare o ristorazione? Ristorazione. Ristorazione. Sì. Poi sono diventato pazzo e grazie. Mi sono messo la ristorazione. Comunque ho iniziato a lavorare con Ugo. Tra l'altro eravamo tutti e due abbastanza naivi perché avevamo creato questo progetto che si chiamava Casa Grande. Cioè la casa c'era già. E vendavamo appartamenti che poi dovevano essere gestiti come un albergo. E noi dicevamo in una maniera molto naive, tornando al discorso che tu facevi prima, che l'America ti dà una bacchettata nelle mani, ma ti dà la possibilità di rimediare. Noi non conoscevamo Security Exchange Commission, ma non sapevamo che non potevamo promettere o far sperare i nostri clienti che compravano di avere un reddito con gli appartamenti che sarebbero andati a comprare. Di conseguenza ci hanno chiamato e ci hanno detto guarda che non si può fare, dico, abbiamo smesso subito. Ma la mia esperienza dopo, ho continuato a lavorare in immobiliare, tra l'altro con un signore tedesco incredibile per la sua visione, dall'altra parte completamente pazzo, perché ha fatto delle cose a Miami grandiose da una parte e completamente pazze dall'altra, che si chiama Thomas Kramer, però con una visione incredibile, perché ha comprato praticamente tutta la parte sud di Miami Beach e l'ha trasformata in quello che potete vedere adesso. Dopodiché ho deciso di creare una cosa che secondo me, ecco, rappresentava l'Italia. L'Italia è passione, l'Italia è anima, l'Italia è tradizione. E credo che gli americani amano questo punto, questa parte degli italiani e dell'Italia, del nostro paese. Perciò io, il mio obiettivo principale era di fare un posto con un'anima, perché vedevo tanti posti alla moda che venivano, andavano, però non trovavo qualcosa di che avesse un'anima. E aiutato anche da mia moglie, che dopo aver avuto il nostro primo figlio 25 anni fa, mi ha detto o i tuoi amici escono di casa o vado fuori di casa io. Adesso che abbiamo... Su questa cosa la moglie non hanno capito fino in fondo. Allora, sì, meglio. Di conseguenza mi ha detto trovati un posto, creati un posto, così puoi intrattenere i tuoi amici e gli amici dei tuoi amici. E così un po' è nata a casa tua, che è la casa ideale che secondo me spero molte persone vorrebbero avere per intrattenere i propri amici, i propri clienti. E questo era 20 anni fa. Naturalmente ho imparato in America una cosa fondamentale. L'America ti dà delle possibilità incredibili, ma devi rispettare le regole. E io era il mio obiettivo principale e devo dire non ho mai avuto fino adesso problemi. Spero di continuare a non averne. Però questo è un po' la cosa fondamentale dell'America. Un'altra cosa importante è che Miami non è l'America tradizionale. Miami beneficia è la capitale dell'America Latina, è la riviera degli Stati Uniti, è la riviera in questo momento anche dell'Europa, soprattutto in inverno. Di conseguenza c'è una maniera un po' particolare dell'approccio della vita, dell'approccio delle regole, che secondo me è la cosa più bella che Miami ha.
Lavorare in America, soprattutto a Miami, è una cosa fantastica. Io devo avere, ho avuto un'avventura incredibile, continuo ad averlo. Stiamo facendo delle cose che non avrei mai potuto sognare di poter aver fatto. Cioè, fai qualche esempio, oltre alla tua prima. Soltanto cucina, Casa Tua Cucina, che era un sogno, perché volevo portare la qualità di Casa Tua a un audience più grande. È un sogno che si è realizzato e secondo me è stata una cosa importante e difficilissima, però ho avuto anche la fiducia di alcuni miei soci che mi hanno detto: ho fiducia in te, non ho capito quello che vuoi fare, però ho fiducia in te, e mi hanno appoggiato e continua. Stiamo... Ma si può replicare? C'è una scala per quella cosa che tu hai chiamato l'anima o il made in Italy o il saper fare? Quello che io mi chiedo qua, quando vai in America trovi lo stesso posto standardizzato in qualsiasi stato, si standardizza l'anima usando il tuo termine? No, è molto difficile, però si può. È molto difficile, è proprio per questo che nel mio piano d'espansione, adesso apriremo New York, l'anno prossimo credo di fare massimo altre due location con Casa Tua. Casa Tua Cucina è più difficile, però è più possibile, perché abbiamo un audience molto più grande. E secondo me il segreto anche di noi italiani è di dare il valore alle cose giuste, alle cose che fanno dell'Italia l'Italia, la semplicità, l'amore per le belle cose e dare soprattutto importanza ai valori fondamentali di qualsiasi business, di creare il progetto, il prodotto migliore per i nostri clienti. È successa una cosa abbastanza divertente, pensandoci adesso. Quando stavo aprendo cucina, il gruppo che stava aprendo un ristorante come il nostro, però più grande, è venuto nel mio ufficio e mi ha detto: volevamo parlarti perché sappiamo che stiamo aprendo più o meno la stessa cosa nello stesso mall e vorremmo soltanto dirti che noi stiamo investendo molti milioni di dollari in pubblicità, in marketing, di conseguenza, conoscendo te che non investi né in marketing, né in pubblicità, né in PR, volevamo essere sicuri che facevi il passo giusto. La concorrente ha detto: perciò se puoi tirarti indietro, magari... Consiglio disinteressato. Consiglio, esatto. Io ho detto: guarda, secondo me c'è spazio un po' per tutti, no? Io vi auguro il meglio e spero di fare il meglio che posso. Io non credo nella competizione, credo nelle sinergie e credo che per fare una cosa bene bisogna dare 110% del nostro tempo. E se dedichiamo tempo per pensare alla competizione, non possiamo concentrarci a fondo su quello che stiamo facendo, di conseguenza il risultato non sarà lo stesso. I fatti dicono che dopo, poverini, loro nonostante abbiano investito molti milioni di dollari, non gli è andata bene. Sono dei miei amici, perciò non è che mi faccia piacere la cosa. E di conseguenza è anche lì dare le priorità alle cose importanti, investire invece che in pubblicità il prodotto che i nostri clienti hanno e apprezzano, evidentemente. Secondo me è la cosa che l'italianità ci fa fare. E naturalmente, come abbiamo già detto, è seguire le regole e avere un ground fertile come qui in Florida, dove anche la tassazione è più favorevole. Marco, la tua esperienza è completamente diversa, perché non costruisco, mangio, ma non faccio ristoratore, quindi posso parlare di quello che faccio, che è nautica da 20 anni, cantieristica. E così due cose. San Lorenzo, diciamo. San Lorenzo, cioè, sì, io ho fatto. Guarda che io sono per la pubblicità sempre, a differenza tua, Casa Tua, Morabito, tutto. San Lorenzo, quelli che sono Yacht, azienda adesso quotata in borsa, un po' la boutique della nautica internazionale. Io vengo da 14 anni di Ferretti Group, che poi è stata comprata dai cinesi
io la cucina cinese non la amo e quindi sono, ho provato per fortuna l'altro libro. E l'altro giorno al telefono con te avevo fatto questa riflessione che ripropongo perché secondo me è interessante, sì, sì, in particolare nel mondo della nautica, uomini come Norberto Ferretti, che è stata la persona che un po' mi ha cresciuto in questo ambiente, negli anni 60-70 veniva negli Stati Uniti, addirittura rappresentava i marchi americani in Europa, in Italia in particolare, a Bologna, lui, Norberto Bolognese. E all'epoca, no, i vari Sea Ray, Bertram, erano considerate le barche più innovative che c'erano sul mercato. Per farla molto veloce, nel tempo li hanno portati in Italia, li hanno guardati, li hanno studiati, li hanno migliorati. Ora in America non esiste nautica. Westport è moribonda, Lazzar è moribonda, Burger è chiuso, quindi non esiste più. L'Italia è diventata il primo paese al mondo per esportazione e produzione di nautica di lusso. Questo per dire e riconfermare quanto la nostra capacità di apprendimento e miglioramento è in dubbio. Dall'altra parte invece sono incazzato, no? Perché sono, scusa, infastidito perché sono profondamente italiano, no? Però tu prima dicevi io sono innamorato dell'America. Io sono adesso assieme le due volte 18 anni che vivo qui, non riesco a essere innamorato dell'America, sono ammirato dall'America, perché non riesco a capire perché un paese come il nostro, con un miliardo di cose in più, un miliardo, perché non le devo nominare perché le conosce tutte, non riesce a venirne fuori. Allora, per darvi un esempio, assieme ai console che ci sta dando una grossa mano adesso, stiamo lavorando a che i governi locali di Broward e di Dade ci dia una mano a portare persone dall'Italia, perché c'è una barriera molto forte. Se tu vuoi venire a lavorare qui non ci vieni, sono molto chiusi in questo. E io invece vorrei, come manager e come imprenditore, aiutare i giovani a venire negli Stati Uniti, fare un'esperienza, ma per tornare in Italia, perché io ho due figli piccoli, uno di 9 e uno di 6, che fanno gli anni fra una decina di giorni, ma loro già non dicono più spaghetti, dicono spagheri. Fra 10 anni non sono più italiani, sono americani. Allora il messaggio semplice che vorrei dare, c'è anche una responsabilità di quelli come noi che sono venuti qui, che hanno avuto un discreto successo, più o meno, io forse sono l'ultimo di loro, però c'è una responsabilità nei confronti dell'Italia che mi ha formato. Io per fare l'università mi sono dovuto inventare le cose, perché ogni volta c'era l'esame in una stanza diversa, i miei figli lavorano tutto con l'iPad, tutto organizzato, non so se da grandi avranno la stessa velocità con cui questi imprenditori sono venuti negli Stati Uniti a creare. Quindi così è un po' un rammarico che mi sento di dire, chiaramente sono grato, felice, ammirato dal senso civico che gli americani hanno, no? Cioè io quando sono arrivato negli Stati Uniti 15 anni fa tagliavo e mi mettevo davanti alle code, adesso non lo faccio più perché ti guardano, no? Non lo faccio ancora, però non sta dietro. L'America insegna moltissimo. Noi italiani abbiamo quel chip in più che temo vada a diluirsi nel tempo, no? Perché poi comunque se uno rimane degli Stati Uniti, quindi io ci sono altri amici, Graziano uno di loro, Veneto, me, ogni tanto parliamo, no? E si dice, io come obiettivo di tornare in Italia, e sono pochissimi gli italiani che vengono, hanno successo, che poi pensano di tornare in Italia, perché evidentemente si sta meglio qui. Però il senso di responsabilità, secondo me, bisognerebbe che ognuno di noi in un qualche modo piccolo debba rimanere, perché se no dice guarda, si sta bene negli Stati Uniti, l'Italia è lì. Secondo me è un senso di responsabilità, questo è un po' un sono curioso, Valerio, tu vuoi ritornare a Roma? No, perché noi ci siamo con... non è una battuta, noi ci siamo con no, ma con Valerio
con Valerio ci siamo conosciuti a Roma in un'epoca lontana, sei più giovane di me, in cui avevamo anche passioni politiche, diciamo culturali, eccetera. Tu eri un appassionato, un italiano appassionato, non eri un... Come tutti qua, adoro l'Italia, però come credo tutti qua, la prima risposta è adoro l'Italia per le vacanze, perché l'idea di ritornare... E beh, lui avere... no, lui no, Aspetta, torneresti domani in Italia? Perché, credo l'idea della maggior parte di noi, se c'è, è tra una ventina d'anni, quando smetto di lavorare, magari torno in Italia. Sì. Restando tutto uguale, perché la difficoltà, comunque credo che tutti noi siamo coscienti della difficoltà di fare quello che facciamo qua in Italia. Impossibile. Beh, San Lorenzo sono andato a trovarli, stanno alla Spezia, c'hanno una cosa bellissima, litigano per avere l'Arsenale, però insomma sono lì. La grossa differenza lì è la manodopera, no? Cioè? Qui le barche che si fanno in Italia qui non si possono fare, è impossibile. Perché? Perché non sono le persone che le sanno fare. Oh, materialmente? Non ci sono le persone che hanno la manualità che c'è in Italia, dal legno al marmo. Allora, è la stessa cosa per me, perché anche per le case. Quando io costruisco dei palazzi, quando si tratta della pietra, quando si tratta del marmo, tratta delle cucine, delle falegnamerie, tutto viene dall'Italia. Allora, quindi sicuramente, però purtroppo, quello che vedo, e magari mi sbaglio, ma personalmente, che alcune realtà artigianali che forse erano più presenti in Italia in un tempo, adesso anche quelle che secondo me in realtà sono la nostra forza, stanno sparendo. Si diluiscono. E quello è un peccato. Una cosa che stiamo facendo assieme ai consul è... Ovviamente dobbiamo creare lavoro, no? Siamo imprenditori, abbiamo delle aziende, dobbiamo creare lavoro. Dall'altra parte abbiamo bisogno di portare conoscenza dall'Italia. Allora stiamo cercando di fare uno scambio per cui ogni lavoratore italiano che mi lasciano portare dall'Italia, l'azienda assume un americano per insegnargli il lavoro. Stiamo discutendo da qualche mese questa opzione perché se no l'azienda non arriva, no? Hai bisogno di farli entrare. Lui fa entrare le persone, dopo un tot di mesi devono tornare in Italia perché non gli danno il visto di lavoro. E la competenza e la capacità è pazzesco. Non il fatto per cui i cantieri sono chiusi, perché sono le persone che sanno fare le barche. Le barche che facciamo noi in Italia adesso sono irreplicabili, non solo della San Lorenzo, anche di altri cantieri. Perché qui nessuno le sa fare. Per la tecnica, la manualità, il dettaglio, mi parlava prima di passione, adesso noi facciamo delle barche, c'è solo vetro. Per riuscire a fare una barca del genere ci vogliono degli ingegneri che la studiano, l'artigiano che ti riesce a fare il vetro curvato, che nessuno sa fare, che in America se lo sognano. Quelle sono cose che qui hanno un valore e andrebbero rilanciate, no? Il Made in Italy non è una barzelletta, cioè il Made in Italy è qualcosa che si basa sulla cultura dei distretti industriali, che non è riproducibile domani mattina. Ma quanto c'è d'Italia nella tua casa? Scusami, che ho visto ieri. Quanto c'è d'Italia nella tua casa? C'è molto, perché lui l'ha costruita divinamente, perché l'ha costruita Valerio, la mia casa. C'è molto. Sì, ci sono delle cose che gli americani semplicemente non sanno fare, perché credo che sia molto difficile esportare il fatto che io e te siamo cresciuti attorno alla bellezza, da quando siamo piccoli a quando avevamo 20-30 anni. Siamo veramente fortunati perché abbiamo il Rinascimento, abbiamo il Barocco, abbiamo la storia, abbiamo l'architettura, abbiamo l'arte. Quindi è molto difficile riuscire a insegnare. Quella è veramente una sensibilità che da un artigiano l'idea di come deve essere fatto un mobile in Italia lo sa fare. Qui ti chiedono ogni singolo centimetro come deve essere fatto, perché sennò sbagliano. Io mi ricordo ancora quando dovevo fare in un progetto una porta alta 3 metri che doveva girare su un perno, e diceva, è impossibile. A Roma ci sono porte di 8 metri in legno che sono state fatte 500 anni fa e ancora lavorano, probabilmente è possibile. Quindi ci sono delle competenze che sono assolutamente uniche, che sono italiane. Il mio timore è che anziché rafforzare quelle competenze, le stiamo diluendo, diluendo. Esatto, perché non dobbiamo cercare di fare una competizione con i cinesi, dovremmo cercare di essere
in assoluti migliori quello che già facciamo e migliorarci ulteriormente. Gianluca, stavi dicendo che rimarcare il concetto di sì, però tu per esempio dei distretti industriali, che è una cosa tipicamente italiana, però le macchine automatiche a Bologna, le ceramiche nel modenese, le calzature nelle Marche, è una diffusione della cultura industriale che è un fatto tipico italiano. Noi, quanto apprezzato, cioè quanto si riesce ad apprezzare questa roba qui? Cioè quanto, qui, che non valore... qui non c'è quella cultura lì, qui questa cultura non c'è, io non la vedo. Non c'è, quindi viene apprezzata ancora di più. Stra apprezzata, ovviamente. Ma noi industrialmente, cioè l'Italia è fortissima, ma lo sanno tutti che i grandi player francesi, siamo nella sede giusta tra l'altro, ma i grandi player francesi del lusso fanno la gran parte dei loro prodotti dal fornitore italiano. Certo. Ma questa è una realtà, ma perché nessuno ci batterà mai in secoli di cultura di distretto industriale. E questo è il tema. Ed è questo che va protetto ed esportato nel modo giusto, ma non replicato così facilmente. Ed è per quello che viene ancora più nervoso, italiano. Noi abbiamo visto, quando io facevo immobiliare, anche adesso, quando gli artigiani o la gente che viene dall'Italia a montare dei mobili in confronto a gli stessi montatori di mobili americani è giorno e notte. Però il cibo, ci sono i giapponesi, ci sono i cinesi, ci sono i fusion, ci sono... c'è una grande differenza, eh? C'è una grande differenza, e noi per esempio con Casa Tua Cucina la mia idea è di trovare i produttori italiani che lavorano soprattutto ancora con il cuore e con la passione, individuarli, e con loro abbiamo iniziato a fare un co-branding, dalla loro brand e il nostro assieme, per elevare ancora di più questo gruppo di prodotti italiani, e devo dire abbiamo un successo incredibile ed è divertentissimo, perché andare a scoprire questi artigiani che ancora hanno la passione, non fanno grandi quantità, però la qualità è eccellente. Bene, e una delle cose che ho imparato facendo televisione e anche questi incontri è che se diventano troppo lunghi, per quanto siano interessanti gli interlocutori, diventano noiosi per quelli che stanno seduti in sala e per quelli che ci guardano in streaming in questo momento. Allora, prima di chiudere, magari poi il console, se ci vuole fare un saluto, se ci vuole dare una sua benedizione poco istituzionale, se viene qua il console, che lo salutiamo. Assolutamente, mi fa piacere. E mi ha fatto molto piacere innanzitutto, e do complimenti a Nicola Porro per aver pensato di riunire la folta e prestigiosa comunità italiana qui. Devo dire che tantissimi di loro sono amici, sono persone con cui come Consolato Generale a Miami lavoriamo quotidianamente. Penso al grande evento che abbiamo fatto proprio nel quartiere finanziario di Miami, a Bricker con Cerrato, per l'attrazione degli investimenti. Quindi significa comunque che quella che è una burocrazia vista in maniera diversa, che accompagna l'impresa e che cerca di lavorare insieme all'impresa, con Marco Segato, con San Lorenzo, con altre aziende della nautica, però quello insomma, come dire, il filo rosso che sento appunto in ciascuno di voi, sicuramente questo grande amore che li chiamava di collaboro per l'Italia. Noi cerchiamo, come dire, insieme agli imprenditori di raccontare l'Italia. Cioè il Made in Italy è molto forte e quindi è sinonimo di bellezza, sinonimo di creatività. Deve essere sempre più palese il fatto che è sinonimo di innovazione, che è sinonimo di ricerca scientifica, che è sinonimo di un qualcosa che talvolta non è facilmente anche dall'americano medio assimilato all'Italia. Questo, per esempio, noi ieri abbiamo lanciato un grande progetto che ha riunito qui a Miami la terza sezione di questa fondazione che unisce tutti gli Stati Uniti, tutta Nord America, scienziati e studiosi, sia di scienze naturali che di scienze umanistiche, e Miami è diventata la terza capitale negli Stati Uniti, dopo la Bay Area e dopo Chicago, appunto di questa sezione che riunisce studiosi e scienziati. Ed è stato veramente spettacolare, ecco, riunirli
proprio con il minimo comune denominatore della scienza, che è disciplina. Made in Italy è disciplina, forse prima che creatività, o allo stesso livello. Quindi è un qualcosa che deve essere speso, che deve essere raccontato, e che sicuramente qui a Miami è un grande successo, appunto, come diciamo, rapido, comunque, come diceva Viti Grendene, cioè gli americani ce lo riconoscono, gli americani lo chiedono, non solo gli americani, anche tutta la radice latinoamericana che Miami ha. E quindi tenete presente che il Consolato Generale, cioè come Italia, abbiamo aperto 7 nuovi programmi di lingua italiana. Quanto è importante la nostra lingua, a volte anche i nostri imprenditori non si promuovono in italiano, invece è straordinariamente importante, e lo vediamo quando c'è qualcuno che italiano non è, ma usa l'italiano per passare l'italiano. Quindi questo è straordinariamente importante. Abbiamo aperto 7 programmi di lingua italiana, abbiamo 13.000 studenti di lingua italiana, entriamo in 13.000 case americane, è straordinariamente importante. Quindi da questo punto di vista mi associo a quello che dicevate prima, abbiamo anche, Miami è la seconda sede di tutta la rete diplomatica e consolare italiana dopo New York, ed è la prima per attrazione, cioè per nuove iscrizioni. Quindi, come dire, gli italiani stanno seguendo la tendenza che ha portato qui a Miami oltre 300.000 nuovi arrivati nel 2021. Anche qui, in 2 anni, siamo passati da 44.000 cittadini italiani residenti a oltre 51.000. Quindi il mio, come dire, messaggio è un messaggio di qualità, che lo si vede anche nella comunità italiana che è qui presente. Quindi sono i migliori auspici per questa bella iniziativa. Allora, fatemi fare gli ultimi due ringraziamenti, anche a beneficio di coloro che sono a casa, per l'ospite Acam, che cioè vieni, che fatti vedere, che non tutti, forse tutti, perché devo dire che questa seta che è stata generosamente offerta da te è stato veramente per me uno dei drive, insieme a Salvatore, che vorrei che venissi, perché sei arrivato per ultimo e devi venire anche tu, perché Salvatore ha creduto sin dall'inizio in questa nostra iniziativa, e grazie veramente a tutti quanti voi. Onorevole Ruggeri, vedo Zappoli, buonasera, benvenuto. Da New York, anche lui viene da New York, l'abbiamo portato a Miami? All'avvocato Cerrato, a tutti gli ospiti, che non mi sarò dimenticato di qualcuno. A casa avete visto quello che noi abbiamo cercato di raccontare, che è un grande amore per l'Italia, però proprio per questo l'abbiamo raccontato in un posto che ci può soltanto dare una sensazione per fare qualcosa di nuovo. Grazie veramente a voi due che ci avete dato una grande mano, ci hai creduto per primo e hai fatto bene, e noi continueremo a romperti le scatole anche negli anni prossimi qua. Grazie veramente a tutti quelli che sono fisicamente venuti qua, perché una zuppa di porro live non la faccio spesso e mi è piaciuto farla con voi, quindi vi ringrazio per l'affetto per il quale tanti italiani sono venuti a fare questo pomeriggio. Zeno, ciao anche a te, che ci conosciamo, l'abbiamo fatto quotare in borsa a CFN, a Classe NBC, quando eravamo una vita insieme tanti anni fa. Grazie veramente a tutti quanti voi, grazie Gianluca, grazie Michi, grazie Marco e grazie a Valerio, grazie per essere stati con noi, e grazie a tutti quelli che ci hanno seguito in streaming sul TG.com, sul giornale e sul sito nicolaporo.it. E adesso noi abbiamo un cocktail italiano, si beve italiano, insieme agli italiani, offerto da Bernini.